Quest'anno si intende così parlare di donne al centro tra diritti, servizi, lavoro, salute e qualità della vita. Perché il percorso che le donne fanno per raggiungere la famosa parità è un percorso che è ancora in cammino, anche se le cose sono molto cambiate, dobbiamo dire, ma c'è ancora tanto da lavorare, noi pensiamo. Vorrei che le donne avessero più potere non sugli uomini, ma su loro stesse. L'iniziativa, naturalmente fatta insieme a questo circolo che ha sempre manifestato questa volontà di fare, di celebrare questa giornata, è fatta insieme al sindacato pensionati della CGIL casentinese, quindi con Claudio che è il nuovo segretario dello CGIL, e abbiamo anche il piacere di averci Selvi, che è, la Laura dice che è il capo, che è il segretario generale dello CGIL di tutta la provincia d'Arezzo. Bisogna avere la capacità tutti, a partire prima da noi, di tenere vivi i problemi che oggi questa società affronta, non solo quelli del lavoro, occupazione maschile e occupazione femminile che non c'è. Bisogna tener di conto tutti i giorni del problema delle pensioni, sia maschili che femminili. E quindi abbiamo il dovere e la responsabilità di impegnarsi perché si riesca a far sì che questa società perlomeno non arretri. Perché in troppi campi si sta facendo passi notevolmente indietro. Per me l'8 marzo deve essere tutti i giorni. Cioè l'8 marzo è riduttivo, è perché è solo un giorno, invece le donne bisogna festeggiarle tutti i giorni, per quello che fanno, per quello che danno. E te ne accorgi quando, non tanto da giovani, quando dopo 30 anni come ho sposato io, quando si invecchia, perché la persona femminile in casa è importantissima. Mentre venivo su in macchina pensavo a tutte le vicende degli ultimi anni, a quelli che si sono susseguiti in casettino, ai dati sull'occupazione, a quello che sta succedendo. E proprio i dati sull'occupazione stavo studiando e guardando con altri compagni questi giorni e sta succedendo un fenomeno strano, cioè rispetto al passato, che dal punto di vista appunto dei dati la donna non ne sta subendo come l'uomo, perché i settori che, ma non è una cosa positiva, perché così deve farne due, cioè, perché i settori che stanno reggendo sono quelli dei servizi, sono quelli dell'assistenza alla persona, sono quelli del sociale, dove di fatto sono sempre più sovraccariche di domande, perché questa crisi è devastante. In provincia d'Arezzo dal 2008 ad oggi abbiamo perso, qua ci sono circa 15.000 persone che hanno perso il contatto con il lavoro, per un monte ore pari a 13.000 persone, cioè come se 13.000 persone a tempo indeterminato non lavorassero più. Il nostro segretario generale, appena riconfermato ieri, ha detto come se in provincia d'Arezzo fosse sparita un paese come San Giovanni Maggiore. E questa situazione pensava questo, che proprio la donna che è molto impegnata nelle, questi sono i dati per cui si vede molto, oltre che nel classico settore del tessile, ma che per tutto qualche eccellenza, vedi Prada e poco altro, subisce una notevole diminuzione di lavoro, ma regge il settore dei servizi alla persona. E lì veramente c'è una domanda, un sovraccarico di più. La diminuzione dei posti di lavoro non è proporzionata alla diminuzione delle retribuzioni. Perché? Perché c'è chi non lavora per niente, o chi lavora troppo. Cioè chi lavora oggi, si sta notando che anche a livello, se c'è il lavoro, anche a livello di straordinari, tutto, aumentano notevolmente le retribuzioni proprio con questi strumenti qua, cioè per cui ci sarà, se non si interviene, ci sarà chi non lavora per niente e chi lavora troppo, semmai non 8 ore al giorno, ma 10 di media, 9, 10. E questo sta succedendo, per cui in questo contesto intervenire anche con la contrattazione aziendale è molto difficile.
Significa anche, io rifletto, che quei posti di lavoro dove ci sono, dove richiedono meno occupazione ma più straordinari, per intendersi, sono molti maschili ai quali si rivolgono e ai quali possono chiedere. Le donne sono quelle che perdono il posto di lavoro, sono quelle che non fanno straordinari, quindi anche sono quelle che perdono il posto di lavoro, tanto perché di solito fino ad oggi sono state messe più nei posti meno qualificati o nelle eccellenze, però nella grossa parte di lavoro dipendente le donne sono state, se non negli ultimi anni, in passato molto poco presenti, penso le donne più nemmeno, perché hanno cominciato a lavorare magari quando gli uomini, però sempre a livelli più bassi, e quindi poi le sezioni ovviamente sono quelle che sono. E le donne, per la loro salute e per il diritto di decidere da sole, non a caso oggi in Italia ci associamo alla grande manifestazione a livello europeo che è intitolata Io Decido. E perché tutta l'Europa scende in piazza per questa, con questo slogan, è una brutta parola, ma insomma questa parola d'ordine? Perché in Spagna ci sono state, c'è una legge che praticamente ha privato la donna proprio della sua autodeterminazione in tema di interruzione di gravidanza. È un tema doloroso, io lo dico, molte donne non vogliono che si dica, è un tema sempre di grande dolorosità nel momento in cui una donna si trova a dover fare questa scelta. Quando le donne videro che tutte avevano perduto i loro mariti, fratelli o padri e che non restavano che i vecchi e i bambini, si riunirono per decidere con coraggio il da farsi. Alla fine deliberarono che da quel momento in poi avrebbero governato il regno senza tutela maschile e promulgarono un editto che vietava l'ingresso nella loro giurisdizione a qualsiasi uomo. Tuttavia, per assicurarsi una discendenza, sarebbero andate periodicamente nei paesi vicini, tornando poi nel loro paese. Se avessero messo al mondo dei maschi, li avrebbero rimandati ai loro padri. E se invece fossero state femmine, le avrebbero allevate. Mi fa piacere essere ancora una volta qui al circolo. Ogni anno è stato comunque un piacere. Il giorno della festa della donna in modo particolare. Non voglio affrontare l'argomento, anche perché penso che insomma, verrà affrontato già stato affrontato e verrà affrontato anche successivamente. L'unica cosa che vorrei ricordare è che siamo all'interno di una struttura dove, diciamo, la parità è sempre stata praticata piuttosto che menzionata o discussa. Questo è un circolo dove il presidente è un uomo, ma dove alla fine la forza che porta avanti tutta la macchina, devo dirlo Sergio, è in mano alle donne. Io da sindaco ho sempre avuto un grande apporto, una grande collaborazione, un grande supporto non soltanto da un punto di vista pratico, ma vorrei dire anche da un punto di vista morale. Devo ricordare a tutti che in 10 anni di mandato ci sono momenti bui, anche momenti in cui un amministratore, un sindaco in modo particolare, si sente solo, si sente abbandonato. Ecco, io devo dire che da parte di questo gruppo di persone, da parte del Presidente, da parte di Sergio, ma da parte di tutto il Consiglio e da parte di tutti coloro che in questo circolo hanno gravitato, non mi hanno mai fatto sentire solo. In 30 anni che io frequento questo circolo, che è stata anche la mia salvezza perlomeno, noi si cerca sempre, con quel poco che si fa, di aggregarsi, di stare insieme, di ascoltare. Tempo fa si diceva a Quadriana, mia compagna più anziana, noi siamo diventate come un piccolo ambulatorio, perché ti dico questo, perché nel tempo abbiamo saputo ascoltare tutte le persone che vengono qui, oppure quelle che pensano che noi si possa dare un contributo, una consolazione, chi lo sa, anche un suggerimento. Allora diventa questo come un piccolo ambulatorio, perché addirittura mi sono vista recapitare le ricette, le risposte di analisi, no, ci ridete, guardate che è vero, i consigli,
Poi sono tornata a dirmi, sì, guarda, che le analisi andavano bene. E io gli dico, guardate, io ero infermiera, mi tendo più di padelle che di ricette. Era affritto, sì, purtroppo. Però io penso che sapendoli ascoltare 5 minuti lì, facendogli un sorriso, interessandosi di come stanno a casa, questo abbia un grosso valore. E poi capisci, tra l'altro non si fa pagare nemmeno la consulenza, ma ti pare poco oggigiorno. Mi hanno detto che delle pomate da niente costano 9 euro, non si fa tutto gratis e magari con un sorriso. E poi gli si consola e alla fine si dice, ma via, per stasera passa la serata, cerca di ascoltare la musica, di stare insieme. Ai colesterolo ci pensi lunedì, può che sia, è questione di arrivarci, capito? Allora in questi giorni e in questi tempi così bui per me, che mi ricordo le lotte del 68 e del 70, che io spesso e volentieri ero a Roma, te lo immagini, sempre nei cortei, in tutti i modi, anche col figliolo piccino. Addirittura sa cosa facevo? Pigliavo un pallone rosso di quelli gonfiabili, glielo legavo al braccino per vederlo in mezzo alla confusione, perché lo perdevo, capito? Però io pensavo, facevo un'amara considerazione, e noi siamo andati sempre con le bandiere, pieni di sorrisi, di canti, si faceva di tutto, si portava anche da mangiare dietro, te pensa, fatto da noi, sarà brave. Dice sì. Io ho paura che le bandiere saranno un po' poco questa volta. Te cosa tu dici? Non vorrei diventare estremista e nemmeno disfattista, ma però qualcosa che di più duro, che li faccia cambiare un po' la ragione a questa gente. Come si deve fare per andare avanti? Diccelo te, finché non saprà forza e il cervello in testa per ragionare, come ci si può rendere utili? Noi qui, come ti dicevo, si fa aggregazione, amicizia, si cerca di dare consigli, si viene incontro all'associazione del paese, un po' di tutto, come diceva Luca prima. Ma poi come si può fare? Noi si invitano le persone anche del paese stesso, venite da noi sabato sera, la domenica pomeriggio, questo più che un circolo di ballo è veramente un'aggregazione, perché tu vedi che si lega le famiglie, si legano gli amici, stanno volentieri insieme, sentono la mancanza uno con l'altro se un sabato non si vedano. Insomma, tu vedi che nasce qualcosa più forte di un'amicizia. Ma però, cosa si può fare di più, ti chiedo, avendo 76 anni come me? Ma io vorrei ancora di più fare finché mi regge. Non lo so davvero, perché sembra poco. È inutile stare in casa e bestemmiare davanti alla televisione le cose. Però tu ti arrabbi in casa solo e poi dopo, quando tu vieni fuori, cosa tu fai? Dentro i bar e qui a Stia, tutti i giorni ti stanno un governo, ne fanno un altro, poi rifanno. Però lì, sono lì, discussioni, tutti avvocati sembrano, tutti soloni. E poi? E quando vanno a casa? Se i soldi bastano? Se c'è la minestra di dado invece che quei prodo buono, che si dice? Il figliolo viene a chiederti i soldi, mancano per pagare il mutuo, mancano per mandare i ragazzi a scuola, e si fa così e basta, ci si rinchiude in casa, bestemmie, rumori, poi cosa si deve fare? Ditecelo voi, non siete un pochino avanti a noi. Più di così, guarda, non si può fare. Te l'ho detto, noi il sabato e la domenica ci si prodiga, si dice, si fa le feste per i bambini, ci chiedono il locale, ma sempre per le associazioni, non privatamente, perché non si può passare avanti né ai ristoranti né ai bar. Però si cerca di mantenerti qui con tutto il nostro volontariato per reggere un qualcosa che sappia d'amicizia e di allegria, anche quella ci vuole, perché sennò te con tutti i malanni, la pressione, il cuore e gli occhi, perlomeno queste 2 ore qui, scordiamocelo, va bene? Però poi come si va avanti? Te l'ho detto, io sono pronta a ripartire per Roma, magari anche senza il pranzo dietro, ma con bastone. A fare? Che dici? A parte gli scherzi, vi saluto tutti e vi ringrazio perché vi vedo sempre numerosi che ascoltate le nostre parole. Però non è tanto per noi di vedervi in queste sedie, quanto anche le parole che vengono dette in questo giorno servono a tutti, a noi. Se ne ha bisogno noi di vedersi insieme, di considerare, di paragonarci a cosa succede. Perché vedete, tutti i giorni muore le donne, ma come mai?
Ma è possibile che ancora non si arrivi a fermare questa brutta cosa? Eppure dipende dalle mamme, dall'educazione dei bambini, da tutto questo, fino dai primi anni della scuola. Dice che siamo sempre noi a essere in trincea e ad armarci per quello che succede. Proviamo a ripensarci, non come nonne si verrà di dietro a sopportare. Che vi devo dire? Viva il rifai te, ora. Grazie. Può darsi che io non sappia cosa dico, scegliendo te una donna per amico, ma il mio mestiere è vivere la vita, che sia di tutti i giorni o sconosciuta. Ti amo forte, debole compagna, che qualche volta impara e a volte si